Qui allora di nuovo insieme parliamo dell'Inter, come dice il nostro titolo, dalla delusione della Champions alla seconda stella. Beh, insomma, c'è di che consolarsi, Michele, da questo punto di vista, anche se diciamo che, ma magari in maniera totalmente immotivata, in tanti vedevano l'Inter molto propensa a proseguire il proprio percorso in Champions. Secondo me non è immotivato, perché l'Inter di quest'anno... No, è motivata perché non abbiamo fatto i conti banalmente con il calcio. Cioè, l'abbiamo dato un po' per scontato che l'Inter, sulla stregua di un 2024 iniziato e gestito alla grandissima, in qualche modo avesse una sorta di strada spianata verso Londra, però poi c'è il calcio. No, ma la strada spianata io non credo che... Sì, il tabellone di oggi, insomma, mette un po' il dito nella piaga, perché le tre corazzate, come le chiamo io, cioè Real Madrid, City e Bayern Monaco, sarebbero state di nuovo tutte dall'altra parte. Come l'anno scorso. Michele, Bayern l'Inter quest'anno sta facendo quest'anno sta facendo male, però voglio dire, se recupera tutti i giocatori ad aprile ha sempre comunque un grande potenziale. No, ma quello che voglio dire è che secondo me questa aspettativa si è creata perché l'Inter quest'anno sta giocando bene, ottenendo risultati. L'anno scorso è stato più una sorpresa perché dalla metà d'aprile in poi era fuori dalla Champions in campionato, però giustamente forse ci siamo dimenticati che la partita secca può completamente ribaltare. Vi ricordo il Liverpool che da quinto in classifica un anno vinse la Champions, l'Atletico è quarto in campionato, fuori casa sta andando male, ma nella partita secca il dettaglio è decisivo. Tutti i dettagli l'Inter li ha sbagliati o sono andati male, e fai fatica a passare il turno se tutti i dettagli ti vanno male. Di dettagli ne posso elencare tanti: Pavard che sbaglia sull'1-1 il rinvio, Thuram che sbaglia il 2-1 all'inizio del secondo tempo, Arnautovic che si mangia un gol clamoroso all'andata. Il VAR a favore in Italia. Che c'entra il VAR? Dettaglio. Ma no, ma come fa a essere il dettaglio se fai punto a punto? Ma se stai a meno 16 non è un dettaglio punto a punto. C'era sempre sto VAR di mezzo. Però vedete, quando si tratta della Juve, anche a Napoli per esempio erano dettagli. La Juve poteva vincere 4-5-1. E invece ha perso la partita per un dettaglio. Sì, ma non perde nessun piazzamento con la sconfitta di Napoli. Cioè, ma io non parlo di piazzamento, è la descrizione dell'avvenimento. No, ho capito, però scusa Michele, stanno trattando la Juventus in questo momento quando la Juventus sta giocando bene, perché anche con l'Atalanta ha subito, fatto la stessa leggerezza. Poi parliamo di Juve, Luciano. Di farsi recuperare. Prego. Dico, poi tra un attimo ci arriviamo sulla Juve. Volevo chiederti se alla fine è passata la squadra che ha meritato di più tra Inter e Atletico. Ma diciamo che l'Inter è più forte, su questo non c'è dubbio, però non è stato tenuto conto di una cosa, io l'ho detto in televisione e l'ho anche scritto sul giornale, che l'Atletico è una squadra un po' particolare, fuori casa perde spesso, e tant'è che l'ultima partita prima della Coppa dei Campioni ha perso con il Cadice. Il Cadice è una delle squadre ultime, se non ultima, comunque oltre la metà classifica. Terzultimo in Liga. Ecco, allora, è perso 2-0. Questo era un monito, io avevo detto una cosa del genere, proprio per far capire che, attenzione, che l'Atletico in casa vince sempre o vince spesso, e fuori casa perché non è la stessa squadra. Ed è si è verificato, perché dire che l'Inter non ha giocato è un assurdo. Quella è stata una bella partita in cui c'è stato atletismo, in cui c'è stata visione di gioco, c'è stato di tutto e di più. Poi dopo, quando si perde rigori, voi sapete benissimo che praticamente il rigore è una lotteria, e vi dirò anche di più. Nei rigori, io ve lo dico per esperienza, vengono segnati dai giocatori che sono disponibili a segnare. Per esempio Çalhanoğlu non sbaglia mai, Lukaku... Allenato com'è? Scusa, Çalhanoğlu come fa a sbagliare? Ha 13 rigori in Serie A, ma che beccato tutti. La metà, quali tre? Allenato, non può sbagliare. Che ha avuto il primo rigore contro sulla destra. Scusate, non facciamo polemiche. Io capisco quello che vuoi dire, però la sostanza qual è? Ci sono giocatori che sanno tirare il calcio di rigore, e ci sono anche dei capocannonieri come Lautaro che non sanno tirare calci di rigore, oppure si emozionano quando vanno davanti al portiere. Lautaro non è il primo un giocatore di quel livello, però, si emoziona. Guarda, io questo discorso mi ricordo che una sera con Michele eri qui in studio e dicevamo che poi il rigore è una cosa particolare. Cioè, tu potrei anche essere Lautaro Martinez che fai un gol a partita in Serie A, però poi quando hai i rigori, quelli a fine partita, un po' il mondo ti cambia. Cioè...
Il rigore l'hanno sbagliato permettetemi tutti. Permettetemi intanto di salutare, ecco, ciao, ciao come direttore. Stai? Grande, bene, ciao. Grazie. Michele ha tirato il penultimo in finale. Sì, io c'ero. Quanto era grossa quella porta, così più o meno? No, eravamo tutti convinti che quella partita lì non ci doveva scappare, quindi eravamo veramente consapevoli. Non avete sbagliato neanche uno. Anche per me non è un caso quando si però dicevo che i rigori l'hanno sbagliato i più grandi, l'ha sbagliato Maradona, l'ha sbagliato Platini, Baggio, l'hanno sbagliato tutti, si può sbagliare. Io dell'Inter ho visto che secondo me se avesse ottimizzato tutte le occasioni da gol che ha avuto sia a Milano che a Madrid, avrebbe passato il turno senza problemi. È questione di dettagli, purtroppo in Europa quando sbagli paghi, non è come l'Italia che magari se sbagli un gol o due poi riesci a vincere la partita lo stesso 3-1, 3-0, 4-0 come è successo con l'Atalanta e con altre partite. In Europa purtroppo, ha detto bene il direttore, l'Atletico Madrid è una squadra ostica da affrontare, ma proprio difficilissima. Sono squadre che si difendono, ripartono con le ripartenze in maniera proprio prepotente, forte. Più, non si difende neanche più come una volta. Adesso attacca, tanto è vero che nel secondo tempo li ha fatti abbassare mica poco a quelli dell'Inter. No, infatti, ma infatti però... guarda che il problema grosso secondo me è stato non tanto nel concretizzare le reti che in effetti si sono mangiati Thuram e Arnautovic, Arnautovic, esatto, esattamente, ma mantenere il pareggio dei primi 45 minuti, parlo della partita ovviamente di ritorno. Perché comunque tu avessi mantenuto il pareggio, a quel punto sì, non ha dato l'idea di solidità che l'Inter ha dato di solito quest'anno. Sì, ma la cosa clamorosa che ho trovato io è che a un certo punto l'Inter è in vantaggio di 2-0, perché tu devi fare l'aggregato, no? Sì. Certo. Nel momento in cui sono 2-0, mi domando che cosa è capitato. Prende quel gol stupido. Perché non è normale che una squadra che a quel punto deve soltanto gestire, va bene se è al metropolitano, è il clima, è tutto quello che vuoi, però... hai due gol di vantaggio, devono fartene due per apportarti i supplementari. Ma infatti segna ci sono riusciti che hanno battuto i rigori. Io l'ho trovato clamoroso per l'Inter come quest'anno e per come l'abbiamo sempre lodata. Allora, infatti Marcello segna subito. Qui avete un giocatore, è un giocatore che ha tirato i calci di rigore. Bene, allora pensate che a Manchester con il Milan abbiamo faticato a trovare 5 giocatori che volevano tirare i rigori. L'unico che si è offerto è stato Montero che ha mandato il pallone in tribuna e questo qui sta a dimostrare che tante volte la stanchezza è quella che offusca le idee e mette il tiratore del rigore in difficoltà di fronte al portiere e le squadre che sono meno affaticate di solito vincono sempre i rigori. Non è una regola, però 90 su 100 non c'è. No, è vero, questo è vero. Per questo io dicevo che non è un caso. Il direttore ricorderà anche molto bene che Falcao non volle tirare il rigore in casa sua all'Olimpio nell'84. Avete fatto gli esempi del Milan. Nella finale, Milan con il Liverpool, quando arriva dopo il 3-3, sembra che va al patibolo e la perde. Con la Juve invece c'era la sensazione quello che la vince. Me il Milan più forte l'Inter di c'era la sensazione che andasse al patibolo quello con l'Atletico. Quello di Istanbul il Milan più forte in assoluto. Dominò quella finale il Milan, tolto quei 10 minuti. Però anche nei risultati. Non ha visto la partita, Paolo. Non ha visto quella partita. ero lì. No, ma che eri lì? Ero lì. Da altre parti. No, Paolo in realtà non esiste quella finale. Partita, ma quale finale? Quale finale? Quella di Istanbul. Istanbul. Lui dice Istanbul, Luciano. Non Manchester, Istanbul. Io a Istanbul non ero neppure nato. Istanbul. No, quello fu un grande Milan quel giorno. Detto questo, però, Michele, uno dei capi d'accusa che ho letto è la scelta dei rigoristi, ma non credo che ci fossero grandi alternative in realtà. Io alla fine hanno tirato i giocatori. Allora, Çalhanoğlu era scontato, poi ma anche nell'Inter... Lautaro era scontato. Non è un gran rigorista Lautaro Martinez, però... Lautaro e Sanchez sono rigoristi. Il capitano mi aspetto che la palla la prenda. Sono rigoristi, però... Cioè, hanno troppi errori nel loro curriculum per essere dei rigoristi. Allora lì c'era il dubbio, che faccio? Chi se la sente? Perché Lautaro non si può mai tirare indietro. Il quello capitano. Dico, certo. Però dico, se tu andavi su altri, andavi a fare il salto nel buio. C'erano giocatori, De Vrij, Frattesi, Bissek, che avevano tirato un rigore in 10 anni in partite da dentro fuori. Vero. Io Lautaro e Sanchez io non glieli farei lì tirare Michele come mai funziona? Rigore. Cioè a Roma... Per dire, no? Finale di Champions League, lì cosa succederà? Vitor Fischia la fine dei supplementari. Ma io credo che l'allenatore comunque... dice chi batte, o sono i giocatori a dire io lo batto. Allora, cioè, può succedere sia l'uno che l'altro. L'allenatore, secondo me, prevede
un finale ai rigori e quindi si sceglie quei 7-8 giocatori che possono tirarlo. Chiaramente se uno di questi 7-8 si tira indietro vanno avanti gli altri 5. Noi a Roma quell'anno lì fummo fortunati perché non c'era bisogno che ci dicesse niente, perché voglio dire, sapevamo che li calciavamo, quindi siamo stati bravi e fortunati, quindi lì era abbastanza agevolato solo nella bravi, scelta. Michele, solo bravi, solo bravi. No, fortunati no, perché vi siete costruiti la partita, quindi solo bravi. Però comunque il rigore alla fine, io credo che Inzaghi sapesse chi li doveva tirare, voglio dire, in allenamento li proveranno, no? Quindi voglio dire, li hanno provati, certo. Hanno provati, magari gli hanno sempre fatto gol. Entrato... In quella partita, nella partita cambia tutto, perché classe chiaramente con la pressione può anche esserci Ma qualcuno. Ma Michele, spiega pure a loro che praticamente non è perché uno è capocannoniere che sa tirare i rigori, i gol durante la partita si segnano in tante maniere. Può darsi pure che il capocannoniere è in difficoltà quando calcia da fermo verso il portiere. Ci sta. Però direttore, posso dirti una cosa? Io apprezzo di più un capitano leader che prende la responsabilità e va a tirare e lo sbaglia, piuttosto che un altro che si tira indietro, soprattutto in una partita così importante. Io lo apprezzo di più. Su questo sono d'accordo con te, però lo sai quello che mi ha lasciato un po' perplesso? Voi, se avete visto, praticamente ha messo il pallone sul dischetto, no? Poi dopo si è girato anche indietro, poi improvvisamente si è girato davanti e ha tirato, senza pensarci tanto. E questo potrebbe essere il sintomo di un qualcosa che aveva dentro che non lo rendeva troppo sicuro della... Perché io vi dico che non è casuale. Allora vi dico i numeri: Lautaro 14 su 22, Sanchez 11 su 21, Klassen, che era entrato a 10 minuti dalla fine, 10 su 15. Sono percentuali drammatiche. Che fai? Ti può pure andare bene, perché 14 su 22 vuol dire che ne hai segnati comunque 14, 11 su 21 ne hai segnati comunque 11, però già c'è Oblak che è un portiere forte, poi tu hai una percentuale bassa, poi Lautaro è arrivato straspompato, sì, si è visto già quando andava verso... Ma perché per ultimo Lautaro? Poteva farlo tirare prima, no? Perché il primo tiri adesso di solito si è cambiato, prima tirava l'ultimo il migliore, adesso sì, il primo di solito che tira il migliore, quindi c'è la 9 il primo. Teoricamente ti aiuta a entrare, sì. Cosa, Luciano? Secondo me Lautaro era tra i più stanchi di tutti. Sì, stanchissimo. E quando si è stanchi ci sanno le idee offuscate. Però non doveva tirare. E quando ci sanno le idee offuscate... Ma l'ho detto, la scelta era tra chi non l'ha mai tirato in carriera o chi l'ha battuto e ha perso. Si rischiava su un frattesi. Altra domanda da centravanti che tirava i rigori. Vai sapendo già dove calciarlo oppure ti fai un'idea, magari se hai dei compagni che hanno calciato prima di te... Cerchi di capire il portiere come si muove, che caratteristiche ha? Secondo me, almeno io, voglio dire, ero sicuro dove tirarlo, sceglievo un angolo, andavo dritto, sparato, consapevole del fatto che se il rigore è calciato bene il portiere non lo può parare. Esatto. Non esiste un gol parato per bravura del portiere, non esiste. Come quello di Cialanoglu, cioè, il rigore perfetto. È l'attaccante che sbaglia, non è il portiere sempre che para. Il rigore parato è sempre sbagliato, perché se è calciato bene non lo può prendere il portiere. Non lo può prendere. La porta è grande, No, ma anche in termini di potenza comunque. Certo, ovvio. Al di là della tua. Nel tuo passato da calciatrice. Sono serio. Quel di rigore l'ho tirato anch'io comunque. È quello che ti perché pensi che ti stia prendendo in giro? Anche so che ti sei fatta esperire. Quattro giornate ne ha preso. Poi Michele, meno male non ti ha marcato lei, se no sai le botte. Questa quattro giornate si è presa, non voglio sapere cosa ha combinato. Te lo dico nella pubblicità. Come i mitici Bruno e Policano che presero una lunga squalifica col Torino. Sui rigori tu? Cioè, te la cavavi? Sì. Però secondo me ci sono quelli che, per esempio, il rigore, pur magari essendo dei bravi calciatori, il rigore è proprio secondo me, infatti, come diceva Michele, la scelta dell'angolino, comunque l'angolino è la traiettoria migliore, però gioca anche molto la potenza come lo tiri, a mio avviso. Oppure c'è chi aspetta fino all'ultimo, sì, il movimento con la freddezza del portiere. Ma ce n'era solo uno che si poteva permettere di guardare il portiere fino all'ultimo. Maradona. E basta. Nessun altro giocatore. Adesso lo fanno un po' di più. Una volta il rigore era più un gesto. Ecco, per esempio un Jorginho che adesso ne ha sbagliati tanti. Diego non guardava mai il pallone, guardava sempre il portiere. Comunque, quindi il portiere lui... come faceva un passo lui lo calciava. Anche Jorginho aveva il metodo che adesso l'hanno un comunque po' prima di lui, anche se andiamo in un calcio di altri tempi, Gianni Rivera faceva lo stesso. Tirava il calcio di rigore
nella parte sempre angolata. Aspettava fino all'ultimo. Aspettava fino all'ultimo, dava lo sguardo al portiere. Ma poi... dico Giorginio, cioè ci sono quelli che hanno questo metodo. Ragazzi, no? Ragazzi, il rigore è un fatto psicologico. Che praticamente si viene a creare nel giocatore quando si sta davanti al portiere, soprattutto quando, come nel caso di Lautaro, è il rigore che decide. Su questo non c'è dubbio, anche perché dico che Lautaro, secondo me, non era nelle migliori condizioni per calciare. E questo lo doveva sapere anche il giocatore, però giusto quello che dice Michele, che un capitano che si prende la responsabilità è una bella responsabilità, ma può far perdere... praticamente la qualificazione, come è successo appunto a Madrid con l'Atletico. È questo sì. Che bisogna stare però... attenti. Allora, io la conosco da dirigente, Michele Padovano la conosce da giocatore perché l'ha tirati e sicuramente vi dirà quello che vi dico io. Psicologicamente bisogna essere liberi nella testa per calciare bene un rigore. Poi... ci sono quelli violenti come Çalhanoğlu che lo mettono da tutte le parti e il portiere non lo para mai, perché giustamente quando il calcio è giusto, quando il tiro è forte, praticamente il portiere non para mai, e se lo para è sbagliato il rigore. Questo è il senso della cosa. Poi discutere se uno è più o meno stanco eccetera sono tutte palliativi che vengono detti così. La sostanza è nella testa del giocatore. Quando lui ha sbagliato, l'avete visto la faccia che ha fatto? Non ha più parlato perché sapeva, ma perché sapeva non il danno che aveva fatto, che probabilmente non era in condizioni e l'ha dovuto tirare, certo. Per forza. Adesso è venuta fuori la polemica del dischetto Gate, la storia seguita sui social. Sì, no, vabbè, quello è... Però io volevo dire una cosa un po' più seria. Diciamo. Sì, vabbè, sui social è venuta fuori il dischetto Gate, no? Cioè, che sì. La zolla messa apposta per far sbagliare, il terreno che si sollevava. Vabbè, credo. Questo sono tutte stupidaggini. Sì, vabbè, però io volevo dire una cosa seria invece. Prego. No, dico tutte stupidaggini. Tutte stupidaggini, sì, vabbè, ma no, siccome ci perdono le giornate sopra queste stupidaggini. No, volevo dire, io personalmente avevo notato, ve l'avevo forse già detto in qualche altra puntata che eravamo venuti qua, una differenza tra l'Inter di campionato e l'Inter di Coppa. Cioè l'Inter rimane sempre la stessa, secondo me è una squadra molto forte. Tant'è vero che io pensavo che l'Inter potesse andare avanti in Champions, che addirittura potesse anche provare a vincerla quest'anno in finale. Infatti mi ha stupito questa eliminazione, perché, però fino a un certo punto, perché già nel girone io avevo notato che l'Inter affrontava le partite di Coppa con la meno scioltezza di come affronta le partite in campionato. Ma con tanti cambi, Marcello, con tanti cambi, tanti cambi, tanti cambi, sì, però infatti anche lì devo dire che anche Simone Inzaghi ci aveva messo ciò, però il girone ad esempio non l'ha vinto. La cartina torna solo di questo, è la partita con Real Sociedad, esatto. Che la pareggia 0-0 in casa. L'abbiamo commentato insieme, ricordi? Ma proprio oggi siamo andati ad analizzare la formazione. Molto. Quella partita c'erano 5 titolari fuori, c'era fuori Lautaro, sì. Barella, Real... Bastoni. Perché lui pensava al campionato. Ho capito. Sì, ma il Real Sociedad sta parlando della sesta, settima della Liga, Sì. Il Real Sociedad eliminato agli ottavi dal Paris Saint-Germain. E che ha vinto il girone dell'Inter. Che pensa se l'Inter avesse vinto il girone non si sarebbe trovato con l'attaccante. Però magari andava con il Paris Saint-Germain. Vabbè, però a livello di atteggiamento devi trovare, no? Però a livello di atteggiamento, certo. Marcello ha ragione, sì, perché sì. L'anno scorso invece ci trovavamo qui a commentare il contrario. Ovvero l'andamento in campionato in maniera molto sbagliata. Comunque, tant'è che tante volte lamentavamo il fatto che Inzaghi potesse veramente essere esonerato perché era un brutto gioco. Perché il campionato era stato perso praticamente all'inizio, cioè prima del mondiale, l'Inter era già a 10 punti. Però cambiavi completamente atteggiamento, assetto della partita, della squadra e di tutto quanto, cosa che in realtà adesso è completamente, cioè l'abbiamo visto, era al contrario. Ma infatti la squadra che magari in campionato sta lottando punto a punto, non è facile fare vincere tutti i trofei, sia in la Coppa Campioni che la stessa vostra Juventus. Vinse il campionato nel 94-95, 95-96 vinse il Milan e voi vinceste la Coppa Campioni. Perché su tutte, anche il Milan di Sacchi diceva sempre, è difficile concentrarsi. La Juve vinse nel 94, non aveva la Champions. No, fece la finale di Coppa UEFA. Sapete cosa è successo all'Inter? In questo contesto qui ha fallito nelle partite presumibilmente più facili, perché affrontare... l'Atletico non era certamente difficile dopo aver visto la partita col Cadice,
però non hanno tenuto conto che si trasformava quando giocava in casa. Siccome loro erano sicuri di poter vincere, e la sicurezza era data dai risultati, perché l'Inter gioca bene, fa la partita, praticamente ha tante occasioni per segnare, eccetera. Però in quel contesto lì forse ha affrontato con una testa diversa l'Atletico, pensando proprio alla partita che l'Atletico aveva perduto male con il Cadice, che è quasi ultimo in classifica. Queste sono cose che contano. E voi mi parlate anche del Villarreal, se non vado errato. No, guardate anche se non è successa la stessa cosa con il Villarreal. Quindi c'è anche la determinazione per come si approccia la partita. Le squadre forti certe volte si sentono sicure di vincere. L'Inter era sicura. Oh, l'abbiamo anche sentito dalle dichiarazioni dei dirigenti. Ma poi a un certo punto era 2-0. Ma Luciano, sul 2-0 eri ancora più sicuro. Io infatti dicevo, adesso passa l'Inter, ma perché era naturale, dopo due gol in vantaggio, quella cosa che, lì. Però quella cosa che è un ma difetto ti ricordi, di... Marcello, ma ti ricordi la partita che abbiamo perso noi con il Borussia Dortmund a Monaco? No, ne parlavo prima era, con Michele, ne parlavo era prima, non me la ricordo. Era, ascolta, sì, però è diversa, diversa, perché lì la Juve dominò, Qui l'Inter non ha dominato, ha giocato dominò. Ma attenzione che la Juventus praticamente dominò, ma cercate di pensare che c'erano 8 riserve della Juventus in quel Borussia. Il Borussia. Quindi cerchiamo di considerare anche questo. Io volevo aggiungere un'ultima cosa su quello che stava dicendo prima Michele Padovano sul fatto delle occasioni, perché questo è un difetto secondo me dell'Inter. È vero che ha fatto 70 gol in campionato e quindi è il primo attacco, però crea tantissimo, e questo dice, vabbè, è buono, ho capito, ma quando affronti l'Atletico, il Real, queste squadre qua, non puoi pensare di creare 15 palle gol, ti devi far bastare 5. E il problema è che l'Inter spreca, questo l'ha fatto, per esempio quest'anno ha vinto due belle partite, ha fatto in Champions, sono d'accordo con Marcello che in Champions aveva fatto un po' turnover, ma due belle partite le ha fatte perché lì ha messo i titolarissimi, le ha preparate molto bene, erano Inter-Benfica e Inter-Atletico. Partitoni, quanto sono finite? 1-0, 1-0, sprecando caterve di gol col Benfica, sì, sì. E qualche gol. È stata con l'Atletico. Però lo scorso anno. Ma anche col Benfica in casa. Anche col Benfica. Col Benfica fece un partitone. Benfica però. Benfica era una squadra. Non ti puoi permettere. Ho capito, infatti, il secondo tempo. L'Atletico tiro, è una squadra tiro, di parata, livello. Tiro fuori. Non ti puoi permettere di essere così poco cinico. Thuram è un attaccante forte, ma deve ancora migliorare questa dal partita, punto di vista della cattiveria. Questa partita, scusa, è stata la stessa che vedemmo lo scorso anno l'Inter e Porto. L'andata, con la differenza che il Porto fece 3 occasioni macroscopiche. No, ma l'anno scorso è stata molto più equilibrata Inter-Porto, sì, rispetto a Inter-Atletico. Sì, fece 3 occasioni questo macroscopiche però, il Porto, e comunque c'è da dire che lo scorso anno si è arrivati fino in fondo, questo vale anche per il Milan, per un tabellone facile che c'è stato dagli ottavi. Ma il tabellone adesso c'era, nel senso, rispetto anche Michele, adesso c'era, cioè. Michele, ma l'Inter ha fatto, non meritava questo vuol dire di essere che comunque devi sempre avere nei meriti. 120 minuti secondo me non meritava di essere eliminato. Sentiamo Luciano e poi Michele, ci fermiamo per la pubblicità. No, io voglio dire a Michele che non accetto il discorso di Thuram, perché fino a una partita fa era l'uomo che aveva risolto, che dava palloni a Thuram, oltre che segnare, adesso deve migliorare. È bravo a dare i palloni, ma deve crescere in finalizzazione. Ma vuoi mettere l'apporto che dà Thuram alla squadra con quello che dava Dzeko o Lukaku? Ma c'è una differenza sostanziale. Da tutti era osannato questo Thuram. Improvvisamente c'è una partita che non funziona. Non è una partita. Io sto parlando proprio di caratteristiche del giocatore. Lui è un grandissimo 10. Aspira a diventare un 9. Se vuoi essere un 9 in area di rigore, gliel'ha detto pure Deschamps in nazionale, se vuoi essere l'erede di Giroud devi essere più cattivo. Il suo record di gol è 13 gol l'anno scorso, quest'anno ha fatto 10 gol. Se sei un 9 devi fare 20-25 se vuoi essere un grande attaccante. Lui aspira a essere un 9, ma non lo è. Infatti sbaglia tanti gol, sbaglia. E poi c'è questa cosa del sorriso, che è bella giocare col sorriso, sei Ronaldinho, il calcio bailado. Ma anche le auride. Anche le auride. Le auride, infatti, non altro che segna poco. Sì, però, secondo me l'attaccante deve essere in aria, deve essere spietato. Poi Michele ci può dire un po' di più. Cioè, col sorriso, se sbaglio, fa niente, non fai tanti gol, secondo me, se no, la prendi così. No, questo qua, guarda, è fuori posto. Il sorriso non è posto sul fatto che abbia sbagliato un gol o meno. No, perché questo sarebbe... Troppi tacchi, troppi colpi di tacco, troppo... Ma no, ma non è...